Ci troviamo a Picerno presso la Casa dei Diritti per un incontro aperto. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è presentare, dopo mesi di studio e di lavoro, il percorso Costituzione, Giustizia e Legalità. Qui alla Casa dei Diritti vivrà in maniera permanente e stabile, anche se i nostri pannelli sono anche itineranti, quindi per le scuole e le istituzioni che vorranno accoglierlo noi saremo ben lieti di poterli trasportare. Ci sarà questo percorso che proverà a dare uno stimolo di riflessione sulla nostra Costituzione, quindi una stanza tutta dedicata alla Costituzione, e qui in questa stanza la stanza Giustizia e Legalità. L'idea è di poter creare una scintilla, come diceva Rocco Chinnici, il Papa Giudice, all'interno del cuore delle anime, non soltanto dei più piccoli ma anche dei più grandi, al fine di creare una cittadinanza sociale attiva. La Casa dei Diritti è solo una ed è qui a Picerno. Le altre case sono città sociali che noi amiamo creare come associazione insieme, e ce n'è una a Potenza dove vivono le comunità terapeutico-riabilitative per le dipendenze patologiche. Qui vive di mattina il centro socioeducativo per disabili, e in fattoria sociale Le Tre Querce ci sono poi, insomma, delle persone ospitate che creano, insomma, olio, miele e orto sociale. Quali sono i progetti per il futuro? Allora, già essere riusciti ad arrivare a questo con dei fondi assolutamente propri, io ci tengo molto a dire questa cosa, ma soprattutto dall'incrocio di belle realtà. Qui dentro vivono delle piccole installazioni che poi vi mostreremo, della Luna al guinzaglio. Ci sono degli stimoli forti datici, insomma, dalla cooperativa Segnalis, ma anche dall'Unione Italiana Ciechi. L'idea è di poter arrivare al cuore di tutti, alla mente di tutti, al di là di ogni barriera e di ogni disabilità. Quindi il progetto è questo, e proveremo a diffonderlo in tutte le scuole. Quindi l'invito è soprattutto rivolto alle istituzioni scolastiche. Sindaco, la Casa dei Diritti di Picerno è una bella possibilità per questa comunità e per chiunque voglia partecipare. Sì, direi non parlare di comunità picernese, ma di ambito un po', di area un po' più vasta. I paesi del Marmo, Platano, Melandro possono fare riferimento a questa struttura come una casa a disposizione di tutti i cittadini su questi temi, sui temi della legalità e dell'accoglienza. Noi con la Casa dei Diritti abbiamo auspicato l'apertura qui a Picerno, abbiamo sempre collaborato con loro, anche perché su determinati temi ci vedono lottare insieme. Abbiamo fatto diverse iniziative già quest'estate, ospitando Giovanni Impastato, anche facendo precedere una sorta di educazione o formazione alla legalità, con la presentazione del film dei 100 passi, con un critico cinematografico che ha spiegato il passaggio ai ragazzini, proprio per promuovere un cambiamento culturale nei confronti delle criminalità, delle mafie e della legalità in genere. Sono diversi anni, è già il terzo anno che abbiamo degli appuntamenti con le scuole su questi temi, sulla Costituzione, sulla libertà, sui diritti, su tutto quello che, diciamo, è il nostro patrimonio acquisito, ma che non è fermo, cioè va conquistato e tutelato quotidianamente. Garante, la Casa dei Diritti è un'occasione importante per far avvicinare i giovani alla cittadinanza, al sociale, alla legalità. La Casa dei Diritti mette nelle condizioni il bambino di conoscere quello che è l'ordinamento per un vivere civile e per un vivere nella serenità e raggiungere quella felicità auspicata. Il Garante ha in mente altri progetti sempre per i ragazzi a breve termine? Di progetti ce ne sono tanti. Il progetto principale è quello di stare dietro alle iniziative come questa delle associazioni, che ben sanno promuovere quella che è l'aspettativa e l'attesa dei nostri fanciulli. Stamattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio. E non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c'è più, è morto. Si è suicidato. Ma non sorprendetevi, perché le cose sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri. Il magistrato lo dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. Questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui, per abbandonare la politica e la vita, che cosa fa? Se ne va alla ferrovia. Comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno. Poi si fascia il corpo con il fritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Come l'anarchico Pinelli che vola dalle finestre della questura di Milano,
oppure come l'editore Feltrinelli salta in aria sui tralicci dell'Eva. Tutti suicidi. Questo leggerete domani sui giornali. Questo vedrete alla televisione. Anzi, non leggerete proprio niente. Perché domani stampa e televisione si occuperanno di un caso molto importante. Il ritrovamento a Roma dell'onorevole Antomoro, ammazzato come un cane dalle Brigate Rosse. E questa è una notizia che naturalmente fa impallidire tutto il resto. Per cui chi se ne frega? Del piccolo siciliano di provincia, ma chi se ne fotte? Di questo peppino impastato? Adesso fate una cosa. Spegnetela questa radio. Voltatevi pure dall'altra parte. Tanto si sa come vanno a finire queste cose. Si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buonsenso, quello che non aveva Peppino. Domani ci saranno i funerali, voi non andateci. Lasciamolo solo. E diciamo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo. Ma non perché ci fa paura. Perché ci dà sicurezza. Perché ci identifica, perché ci piace. Noi siamo la mafia. E tu Peppino non sei stato altro che un tovelluso. Tu sei stato ingenuo, sei stato un lutto mascato con